Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e buongiorno intanto. Buongiorno a tutti voi ragazzi che state andando anche oggi a scuola. Dai, tenete duro. Oggi ragazzi voglio fare un video molto particolare che parlerà di 5, anzi delle 5 cose che devono assolutamente tornare su Fortnite. Molti di voi le conosceranno, alcuni probabilmente non le hanno mai viste, ma questo ragazzi è un video che dedico proprio per voi. E quindi senza indugiare, senza fermarci, andiamo subito a vedere le 5 cose che devono assolutamente tornare su Fortnite. Numero 5 ragazzi, ultima posizione, il complesso di fabbriche che c'era nella Season 3 su Fortnite. Ancora quando non si parlava di meteoriti, ancora quando non si parlava di spaccatutto, c'erano 3 fabbriche bellissime dove si poteva atterrare, recuperare un loot meraviglioso e che erano un po' più indietro di magazzino Muffito, o meglio di Sprofondo Stantio, fabbriche che andavano un po' a riprendere quelle che vediamo nella parte bassa della mappa dove c'è Approdo Avventurato. Erano 3 fabbriche bellissime, ci atterrava un sacco di gente, ma quando non ci atterrava nessuno il loot era veramente una figata. Sicuramente una location che a me manca tantissimo e che dovrebbe tornare assolutamente nel nostro Fortnite. Non ci fermiamo alla posizione numero 4 ragazzi, via così cattivi. Posizione numero 4 ragazzi, bellissimo, qua vediamo i vecchi magazzini Muffiti. Ragazzi, a me sinceramente manca davvero tanto la location del magazzino Muffito quando è atterrato il meteorite. Dai, a me piaceva tantissimo, un cratere enorme che era veramente spettacolare da vedere sia dall'alto quando ci buttavamo, ma anche spettacolare da giocare perché non c'era nulla o quasi nulla per proteggersi e al suo interno c'era la bellissima base con il meteorite. C'erano veramente dei fight meravigliosi con tanto di pietre salterine. Ragazzi, a me sinceramente i magazzini così non mi piacciono, era molto più figo quando non c'erano gli alberi, quando tutto non era distrutto, quando si riusciva ad andare a fare dei fight anche in squad molto ampi in uno spazio veramente enorme. A me sinceramente i vecchi magazzini dispiace tantissimo che non siano più come prima, questi non me li riesco a far piacere. Posizione numero 3 ragazzi, arriviamo subito sul podio e in terza posizione la modalità a tempo limitata Close Quarters. Ragazzi, secondo me il jetpack in questa modalità e la modalità stessa erano veramente una combinazione eccezionale. Più che la modalità mi manca tanto il jetpack, che io ho sempre ritenuto essere una genialata su Fortnite. Non tanto geniale quanto il rampino, che secondo me è perfetto, ma veramente fighissimo da poter utilizzare per quando si facevano degli attacchi anche frontali. Secondo me ragazzi il jetpack andava assolutamente tenuto, non ho capito perché l'hanno tirato via, potrebbero tranquillamente reinserirlo insieme al rampino. Posizione numero 2 ragazzi, ai ragazzi, nella posizione numero 2 un'altra arma che mi piaceva tantissimo, il crossbow, la balestra ragazzi. Questo era il mini trailer del nostro bellissimo Love Ranger con la balestra allucinante. Ho avuto la fortuna di giocarla e di provarla ed era un qualcosa di devastante, non ti sentivano quando sparavi, avevi praticamente colpi illimitati e potevi fare di quelle kill, cioè qua toglievamo ragazzi quasi 100, più di 180 da distanze improponibili. Balestra veramente meravigliosa, una delle armi che mi è sempre piaciuta su Fortnite e che purtroppo abbiamo perso nel corso delle varie season. Speriamo davvero che possa ritornare. Ma alla prima posizione sul podio ragazzi, nel gradino più alto, lui, solo lui,
il lanciazucche, ragazzi, ma chi non se lo ricorda? Meraviglioso, ragazzi, guardate che stile, il lanciazucche corredato con Ghoul Trooper e Skull Trooper, ragazzi, era un qualcosa di maleficamente geniale. Su Fortnite faceva troppo troppo brutto, ragazzi, avevamo le zucche che venivano sparate con tanto di sound che c'era in sottofondo, e quindi, ragazzi, io credo che sia veramente l'oggetto che più mi manca e che più deve tornare su Fortnite. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, nei commenti scrivetemi qual è il vostro, la cosa che a voi manca di più di Fortnite, o scrivetemi se tra queste che vi ho proposto ce n'è una che condividete. Io vi auguro una buona giornata, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in live. Ciao!